Si chiama Joseph Sayer, è un eurodeputato di Fidesz, il quale sarebbe stato scoperto mentre avrebbe partecipato ad un'orgia gay a Bruxelles. Ci troviamo, se non erro, in Belgio. In violazione palese di quelle che sono le regole del lockdown imposto dal paese in questione, sposato, pensate, grande sostenitore di matrimoni solo etero, Sayer si era dimesso a sorpresa domenica senza andare a fornire nuove, o meglio, diverse spiegazioni. Poi ha rilasciato una dichiarazione dopo che la notizia del suo arresto aveva iniziato a circolare nei media locali. Secondo invece il procuratore di Bruxelles, l'ex deputato sarebbe stato arrestato con le mani insanguinate dopo che un passante lo avrebbe visto calarsi dalla grondaia. Mentre cercava di scappare, di fuggire via dal raid della polizia, Sayer ha ammesso di essere stato ad una festa privata, ma ha sostenuto anche che le droghe trovate da lui in suo possesso gli erano state messe addosso a sua completa insaputa. Si è scusato con la sua famiglia, non ha fatto alcun riferimento alla natura della festa. La polizia del Belgio quindi ha aperto un'indagine e sull'accaduto, ma anche sul possesso di droga da parte dell'uomo. L'organizzatore del festino sarebbe David Maselli, un uomo di 29 anni di età, che ha riferito al quotidiano belga IHLN di non conoscere però Sayer. Si sarebbe letteralmente imbucato alla festa in quanto in compagnia di un altro invitato. Invito sempre un po' di persone, avrebbe detto l'uomo, alle mie feste, che a loro volta porta con sé degli amici e ci divertiamo insieme, parliamo, beviamo proprio come in un bar. L'unica differenza è che nel frattempo facciamo sesso gli uni con gli altri. All'arrivo della polizia tutti i partecipanti erano ignudi, scoperti quindi senza vestiti addosso. Fatto che ha comunque lasciato una certa, chiamiamola, sicurezza da parte degli inquirenti che stanno comunque compiendo le indagini. In Belgio, questo piccolo paese ubicato nel nostro continente, l'Europa. Se ci saranno eventuali sviluppi ve li fornirò per tempo, il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, ciao e al prossimo video, una buona sera da voi, grazie.